nel video di oggi c'è assolutamente un bel test drive bello cazzuto che vi farà godere. Insomma, questo è un video lungo, ragazzi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettetevi comodi, prendetevi questa mezz'ora, tre quarti, perché oggi ne vale veramente la pena. E buona visione. Hanno detto che l'Audi non fa le curve. Ciao e bentornato. Volevo proprio questa del 2007, la seconda generazione, cambio manuale, il pre-restyling nera con questi cerchi da 18, gli interni neri in pelle e un bel 2 litri turbo da 265 cavalli. L'ho presa lo scorso maggio e l'ho guidata per 5 mesi fino ad oggi. Il tempo necessario per comprenderne tutti gli aspetti tecnici e non solo. Ovviamente già l'ho modificata, assetto, freni e altro, poi lo vedremo. Ma il punto qual è? Innanzitutto, quanto l'ho pagata? E poi, non sono troppi 220.000 km? Ora, in questo video, ragioneremo insieme su come va questa macchina, su come si guida, su come è stata tenuta, su come si è mantenuta e se effettivamente spendere 8.500 euro, prezzo secondo me ai minimi storici per quest'auto, è stato un affare o una fregatura. km. Sono troppi per comprare un Audi S3 8P del 2007? Beh, mettiti comodo perché oggi ti spiego tutto, ti spiego perché l'ho comprata, quanto l'ho pagata, cosa ho restaurato all'inizio, cosa ho controllato della macchina, cosa va visto. Ci sono tante tante nozioni utili in questo video di cui potrai, credo, spero, trarre dei benefici. Quando l'ho presa ho fatto un tagliando e ho caricato l'aria condizionata. C'erano vari difetti di carrozzeria, però quello mi preoccupava poco, sinceramente. Cosa mi preoccupava di più era lo stato degli interni. Un vero peccato, perché poi questo allestimento è bello, mi piace, quindi volevo farlo tornare nuovo, valorizzarlo. Quindi siamo partiti col restauro degli interni. Senti sto odore? Cioè, questo, Michele, a me mi riporta indietro di 15 anni, se non 20, perché ormai siamo un po' anzianotti. Cioè io, tu sei giovanissimo ancora. Dentro. Lo vedo dal baffo. Però Michele, questa è una cosa che per me è fondamentale. Cioè le auto hanno un'anima, tu le chiami le... Come bambine. Bambine. Ecco, l'odore fa parte di quel feeling là. Ma questo qui, l'odore, in realtà, l'odore pelle, è una sensazione che noi ci rimane per... come quando uno fuma, quindi è quel gesto, e per noi l'odore pelle è quella cosa che abbiamo avuto per la prima volta, il primo volante, e ti è rimasto questo imprinting, chiamiamolo così. Ma quello non è odore pelle, è odore di costruzione della pelle. Okay. E questo noi lo replichiamo, perché noi anche lo costruiamo e persisterà nel tempo. Non è un odore o gradevole o sgradevole, ma l'importante è che non sia dannoso a noi. Non è un odore che a noi crea dei problemi, è dannoso, però è difficile che non lo sentirai uguale. Ok, no, per fa parte proprio del DNA di questa macchina. Si tira giù tutto, si rifà tutto e coloriamo. Vedo quello di là, lato passeggero, peggiore della tua guida. Un attimo ci ragiono, forse la cambio. Come sono entrato ho subito spento le bocchette dell'aria, veniva un odore dall'impianto e climatizzatore che non era corretto, quindi questo è una cosa che faremo noi tramite uno dei nostri prodotti. Sanificazione? Sì, faremo proprio la sanificazione, poi tramite sia lavaggio a vapore che il prodotto nel tutto il circuito dell'aria e poi dopo anche dell'ozono, quindi quello lo resettiamo. Ti esalterà di più questa cosa l'odore della pelle, perché non avendo più nessun altro odore sgradevole non avrai altro che l'odore dei materiali. Facciamo un puntino fermo se vuoi. L'odore che cos'è? Beh, la maggior parte degli odori è un gas di scarto di un batterio. Il batterio mangia, fa la sua cacchina, chiamiamola così, e che è un gas, e quello è l'odore. Se tu uccidi tutti i batteri, quell'odore non c'è più. Ok. Partiamo? Sì, assolutamente. Qui l'airbag presenta un soft touch che si graffia facilmente e si deteriora. Quindi faremo una verniciatura anche dell'airbag e dell'esterno, salvando i cerchi. Il colore, in questo caso per questa bambina, no, prendiamo proprio la sua, che è questa qui. Gruppo colore Volkswagen, serie sportiva, da 2002 in poi, preciso per lei. Guarda,
Per l'Audi di Matteo, l'ha fatto in artigiano, nuovi di pacca. Guarda, guarda che spettacolo. Bellissimo. Te che fai? Che macchina è questa? Sottotetto LS3, sto finendo. Come quello di Matteo? Guarda che siamo leggermente in ritardo. Domani Matteo arriva a prendere la macchina. Mi guardi? No, ti do una mano io. Fa che faccio. Prego. Permesso. Adesso l'odore è molto più leggero di quello che sentivi tu, perché è stata pulita. Però vai. Ma è proprio buono adesso, diverso. No, aspetta. Cioè, è buono l'odore. Adesso vuoi sentire l'odore pelle? Sì. Mettimi il naso su quel sedile là. E che me lo spoileri così? Sì, cioè, no. No, aspetta, guarda, ci devo andare con calma. Deve essere così, l'effetto non è wow di più. Vai, buttati dentro. Vado? Sì, devi. Metti il naso, vero, appoggia. È vero che nel video non è... non rendono mai, non l'opacità non la puoi vedere. Madonna. Ma ti piace l'odore pelle? Ma è impossibile che... cioè sa di pelle, non sa di vernice, come hai fatto? In realtà l'odore che tu senti è vernice. E anche l'originale non è un odore di pelle, ma di chimico di produzione, cioè. Però questo... noi sappiamo che è pelle. Lato guida, gomme piume ricostruite. Questi cambiati, serviva. Ma guarda il centrale con questo traforato non passante molto grande, com'è rimasto bello e perfetto. E la tonalità di opaco. Che spettacolo. Matteo, scusami, questa per dopo, per l'emozione, sai, potrebbe servire. Allora, questo bello, è il nostro coprivolante che noi diamo ai nostri clienti, eccetera, ma non è il coprivolante, ti volevo far vedere, era questo qui, che era un volante. Madonna, ma è nuovo. Ma questo sembra che l'hai comprato, questo l'hai comprato in Audi. No. Dimmi la verità. Lorenzo, paga la fattura di 800 euro all'Audi, per favore. Sicuro? No, ragazzi, aspetta. Guardate un attimo, venite a vedere. Questo in soft touch si è rovinato, quindi ho fatto anche lui come originale, nella stessa tonalità, e questo è il vero effetto. Questo mamma è l'effetto mia, wow, che ti troverai mia davanti. Mamma mia. Volante. Credo che non si capisca bene tramite loro, nella telecamera, la realtà dell'opacità, ma è una cosa da vivere dal vivo. Dal vivo è l'effetto veramente wow. È bellissimo, Michele, complimenti ragazzi a tutti. Io non me l'aspettavo, ci credi? No, ho detto sarà bellissimo, ma non mi aspettavo a questo livello. Tu dovresti fare questa cosa, secondo me, dare una piccola accelerata, stare attento a tutte le norme, ok, però guidarla in questa situazione lo so, esagerato, in questa situazione, cioè così perfettina, con l'ebbrezza che ti dà lei. Certo. Allora dopo ti serve il fazzoletto di Fabio. Fabio, riportami il fazzoletto. Ti ricordi il bracciolo? Come rovinato. Bene, mentre lo facevo e l'ho riparato, mi arriva Fabio e mi porta il tuo bracciolo nuovo. No, aspetta, mi vuol dire che questo è quello riparato? In effetti, tra i due non ho capito qual è ancora, e quindi no, eravamo indecisi. No, questa cosa mi fa gasare, perché chi ha le auto d'epoca che non trova i pezzi di ricambio, che non può comprare i pezzi di ricambio di auto speciali che ci sono, se tu riesci a riparare, non so se vi ricordate com'era, io faccio fatica a capire qual è l'originale e qual è quello riparato, te lo giuro. Che spettacolo. Non pensare che l'attenzione era per Matteo Torrisi dell'Officina del Pilota. In realtà così lavoro io. No, ma perché se il cliente capisco capisce quanto io sono appassionato delle bambine, quanto io voglio bene a queste cose, per me, se io andassi in officina avrei questo. Ma io sono emozionato. Deve essere, tu devi andare via da qui con la pelle d'oca. Cioè, la pelle, e sono felice di vedere una roba del genere, aver ridato vita a una macchina del genere, poi mantenendo l'originalità, tenendo i pezzi originali, è una cosa stupenda. Cioè, veramente solo i veri maghi appassionati, tecnici, lo possono fare. Tre aggettivi. Mamma mia, stai esagerando adesso. No, non sto esagerando, lo dico veramente dal cuore e senza esagerare. Riparto, torno a casa. All'occhio questa macchina sembra nuova ed è una cosa bellissima perché aumenta il piacere di guida. Da guidare ora dà ancora più gusto. Gli interni, il cielo e tutti i componenti che sono stati da lui sostituiti, modificati, migliorati, l'hanno resa davvero speciale. Grazie Miki. Ti ho perso ieri e non ci ritrovo già. Premetto ragazzi che la macchina è ancora tutta originale.
E sono felice che lo sia, anche perché le piccole migliorie che andrò a fare saranno mirate. Sto cercando di individuare quali sono i difetti. La prima cosa che sento è che c'è qualcosa di strano sull'assetto. Il retrotreno si muove un po' troppo e nonostante sia stata tagliandata 18 volte in 17 anni, gran parte fatti in casa madre, qualcosa è stato tralasciato. Credo che sia arrivato il momento di chiamare Jochen. Buona la frenata, buona la rapportatura del cambio, buono il carico dello sterzo a 200 all'ora, meno buona la nebbia. Avete sentito l'erogazione di questa macchina tutta originale? La velocità la fa, 265 cavalli, non so se ne ha persi alcuni durante gli anni, ma io avverto una spinta del motore ancora molto valida, molto lineare. Sento coppia. È qui che ti voglio spiegare che poi alla fine 220.000 km, se la macchina la tieni bene, la curi, fai manutenzione, non sono tanti. Poi ricordati che queste sono auto molto molto robuste. Da qui ad arrivare a 300 cavalli è un attimo, eh? Poi senti, non scricchiola, non ci sono spifferi, siamo in montagna, qui siamo a circa 1500 metri, ha un bellissimo tiro la macchina. Freno perché poi sinceramente di chiederle troppo non mi va, ma potrei farlo. La bimba qui ha il cambio manuale, è un'auto docilissima in città, veloce in autostrada, confortevole, ma nel momento in cui decidi di metterti il coltello tra i denti e andare su queste strade, su questi passi, lei cambia completamente carattere. Le tiri il collo e va, un anteriore con l'Aldex, quindi io la chiamo così, ma diciamo che è una 4x4. Sottosterza, parleremo anche del sottosterzo dell'Audi, perché ho sentito tanti commenti, ma questa va dritta, non fa le curve. Spettacolo. Io credo che sia nel complesso l'auto più versatile, ecco, delle Young Timer, perché quasi 20 anni, più versatile perché è giusta in autostrada, è giusta in città, è confortevole e sui passi vai a fuoco. L'Aldex funziona in pochissime parole, molto semplicemente, quando le ruote anteriori cominciano a perdere aderenza, slittare, ecco, c'è una ripartizione della coppia che va a distribuire la trazione anche sulle ruote posteriori. Non è una 4x4 come la Subaru con due differenziali autobloccanti, non è la stessa cosa, però funziona, è efficace. Questa cosa qui è efficace, parliamo di una tecnologia dei primi anni 2000. L'Aldex c'è anche sulle Audi moderne, ma si sarà sicuramente evoluta. Qua io sinceramente non ho nulla da recriminare. Non è un'auto con la quale devi andare in pista questa, no. Ma è un'auto che va bene sui passi, va bene in autostrada e va bene in città. È il pacchetto più completo, più versatile. Sono anche piacevolmente colpito, quasi commosso da questo monopompante qui davanti. I freni originali dell'Audi S3 funzionano molto meglio di come funzionavano i freni della M3E46, che erano dei freni di burro. Io sto tirando staccatone, dai, veramente sui passi in discesa da circa 4 mesi e il freno sta sempre lì, la corsa non si allunga. Devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale anche sui freni. È ovvio che per il mio modo di guidare è meglio un freno più importante, infatti tra poco metteremo Happy Racing con un disco da 355 mm, vedremo tutto, una roba seria. Perché? Perché a me piace arrivare forte e staccare più tardi rispetto a chi staccherebbe con un freno originale, quindi mi piace prendere il punto di corda con il freno ancora un po' pinzato, quindi voglio impegnare molto l'avantreno della macchina per poi spalancare il gas a centro curva. Ecco, questo ti permette di ovviare un po' a quel problema del sottosterzo che hanno le Audi. E qui, ragazzi, è meglio rallentare perché siamo entrati in un bel banco di nebbia. Bene. Torniamo ai nostri problemi, l'assetto. Chiamo Jochen di NTP, lo sai, ho un debole per gli assetti Bilstein. Jochen mi consiglia un B8 e molle Eibach, che va bene per la città, ma ne migliora anche le prestazioni tra le curve, specialmente su alcune strade che piace fare a me, quelle
misto stretto. Anzi, facciamoci anche una chiacchierata in autostrada e vediamo com'è la rapportatura del cambio prima di arrivare da Pupazzo R a montare il B8. Bellissima la quarta marcia, tira e allunga fino ai 170 all'ora. Senti che bella iena che è una bella iena, un bel proiettile questa macchina. È quella macchina a cavallo tra l'era moderna, confortevole, digitalizzata e quella vecchia analogica, brutale, zozza e puzzolente dei tre pedali e dei cambi manuali. E comunque, ragazzi, 4 cilindri turbo, tanta roba. Questa che è molto più civile, molto più morbida, delicata per l'uso di tutti i giorni, non ti fa rimpiangere quella arroganza, quella cafonaggine di macchine pensate per un altro tipo di uso, per un altro tipo di clientela. Vorrei farvi notare una cosa: 140, metto la quinta e sto ad un filino di gas sui 130 all'ora. Do giù. Senti la macchina come sale prepotente? E questo è quello che intendo della ottima rapportatura del cambio, l'ottima distribuzione della coppia su tutte le marce. Per questo la macchina poi è spendibile in autostrada in questo modo, cioè da gusto. Sia la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta marcia hanno tutte una perfetta distribuzione della coppia lungo tutto il regime di giri e con tutte le marce. La macchina che a 140-180 all'ora in autostrada, mi sentite, io sto parlando, non ha spifferi, non scricchiola. 228.000 km. Di che cosa parliamo? Aria condizionata, ovviamente, sedili riscaldabili, tanti comfort. Un'altra cosina che mi piacerebbe valorizzare di quest'Audi è la posizione di guida. Partendo dal presupposto che questo sedile qui è comodissimo, notate che posso poggiare il gomito sul bracciolo dell'interno porta, ma anche il gomito destro. Qui nel tunnelino centrale c'è un ottimo vano porta oggetti che si alza e si abbassa, che mi permette di appoggiare i gomiti e tenere anche le mani ben salde sul volante. Ovviamente non in autostrada, perché è un pochino pericoloso. Comunque qui sotto c'è una leva e si tira giù, il volante è estendibile in profondità e in altezza. La posizione rispetto ai pedali non è propriamente da auto giapponese, ecco, se proprio dovessimo trovarle un difetto, qui sei seduto meno disteso rispetto alle giapponesine, che ti dico, la S2000, dove le gambe sono più stese e il volante più vicino al corpo, ok, questo sì, ma sicuramente non è quella seduta orrenda delle 500 Abarth, che sei praticamente troppo in alto. Qui puoi scendere giù perché il sedile è regolabile, come potrete vedere da questa cosa che sto facendo. Qui c'è una leva che alza e abbassa il sedile, e di parecchio. Io sono con le spalle all'altezza del montante dello sportello, quindi anche questa caratteristica rende la macchina ancora più bella per una guida sportiva. Sei dentro l'abitacolo, incluso nell'abitacolo, sostenuto da un sedile avvolgente al punto giusto che regala un estremo comfort. Cioè, è anche qui il discorso della versatilità di quest'auto, delle caratteristiche che la mettono bene tra i passi, bene in autostrada e bene in città. Con poche regolazioni è buona, giusta per tre differenti tipologie di guida. Caspita, complimenti Audi! Ora, infatti, sono in autostrada, tiro due volte la leva del sedile su, vengo un po' più in alto, ho una visibilità maggiore rispetto a prima e vado un po' più come nonno col cappello. Cruise control in autostrada, più o meno 130 km orari, piscio il bottoncino qui, tiro sulla leva e sono in cruise control. I comandi al volante e Lucio Battisti. E così, ragazzi, viaggi come un signore, eh? Dentro a un Audi che ha delle linee senza tempo e che, paragonata alle hot hatch a trazione anteriore di oggi, Megane, RS Trophy, Ford Focus RS, Ford Focus ST, Civic Type R, anche altre, diciamo, dai, pure Young Timer, ce ne sono tante, nominatemele voi qui sotto. Questa Audi messa vicino a loro è piccina, è bella compatta, una bella coupé piccola,
compatta, ha il suo peso perché comunque è costruita bene, ma è stramaneggevole e non diresti mai che pesa 1500 kg. Insieme a Pupazzo R, che ringrazio per la collaborazione, abbiamo scoperto che effettivamente il problema al retrotreno c'era, gli ammortizzatori erano totalmente andati. In più vi farò vedere la differenza tra lo stelo degli ammortizzatori originali e quello degli ammortizzatori Bilstein B8. Ammortizzatori che ho preso da NTP, dal mio fornitore Jock & Trettol, che è importatore qui in Italia di Bilstein, che mi ha consigliato anche di abbinare a questo assetto le molle AIBAC per avere più precisione in curva, in inserimento, ma anche per mantenere un po' di comfort per quanto riguarda il discorso che facevamo poco fa in autostrada e nei passi. Nel frattempo vi consiglio di seguire NTP per avere informazioni, per essere seguiti da Jochen, che di Bilstein è l'importatore in Italia e che ha molte nozioni che magari possono esservi utili per quanto riguarda la messa a punto di assetti, freni e tante altre cose di auto sportive. Un 25 di stelo. Invece qui abbiamo 40. Cacchio, è quasi il doppio. È quasi il doppio, ragazzi, quindi la bella differenza c'è. Invece qui parliamo di uno stelo di 14. È poca la differenza, ma la vera differenza non è poca. È lì dentro. È l'idraulica. What's inside? It's magic. It's magic. Secondo te questi erano finiti, andati? Guardate. Con un dito. Con un dito e non sto a fare per niente pressione. Con poca pressione va giù. C'è il dito potente o sono proprio scarichi? Salve. Problema risolto. Ora si va su strada e voglio testare la bontà di questo assetto. Però prima vi parlo dello sponsor del video, Carfax. Prima di acquistare un'auto usata, come ho fatto io con l'S3, vi consiglio sempre di fare una chiacchierata con il proprietario, di andare di persona a visionare l'auto, magari anche di provarla su strada. Molto importante, vi consiglio anche di fare un controllo con Carfax, anche perché nel caso trovassi una macchina che ti piace e che non è nella tua città, prima di imbarcarti in un lungo viaggio, direi che avere un controllo può giocare a tuo favore. Sapere a cosa andiamo incontro è una buona opportunità anche nel caso volessimo trattare il prezzo. Con Carfax non tutti i problemi o i danni vengono riportati, però comunque un'auto su 4 controllata sul portale ha riportato danni o incidenti. Anche la mia S3, come puoi vedere nella scheda qui a sinistra, tutto ok con il chilometraggio, però ha subito un lieve incidente. Fatti fare un controllo, ti lascio qui sotto in descrizione un link con un codice sconto del 20%. Normalmente l'aria condizionata la usiamo sulle auto moderne che portiamo sul canale, perché noi portiamo Young Timer e portiamo anche auto di oggi, vedi le ultime Ottecce a trazione anteriore. Non ci sono frusci a 200 all'ora in autostrada, è una macchina che è stata sempre tagliandata ogni anno, quindi 220.000 km per l'esattezza, non li sente proprio. Ecco, e quindi oggi questo test drive, senza neanche il microfono sullo scarico che normalmente noi mettiamo, lo facciamo con l'aria condizionata accesa. Stiamo bene, siamo in montagna, ci sono 30 gradi qui, nelle città ce ne sono 40. Però perché ho comprato questa Audi S3? Io, a parte che la volevo da 15 anni, ma perché la trovo un'auto estremamente completa. Un telaio compostissimo, una macchina intuitiva, quindi subito molto facile da guidare, sempre se si hanno i fondamentali di guida, che mi fa divertire talmente tanto che quando, come è successo la settimana scorsa, vado sui passi con amici, con Young Timer di fine anni 90, e io esco, capito, tranquillo dalla macchina con l'aria condizionata bello e profumato, loro accaniti col coltello tra i denti, puzzando di benzina, che però poi alla fine dei passi chi è arrivato prima? Penso proprio tu. Ma dipende sempre dal manico, però insomma è una macchina che si fa rispettare sotto questo punto di vista, e ci tengo, nonostante gli pneumatici non siano adesso quelli buoni, arriveranno settimana prossima delle Michelin Cup, ci tengo a farti capire che cosa vuol dire questa macchina. Il freno è il monopompante suo, ovviamente stiamo con l'ESP disattivato, ma capisci col cambio manuale che tipo di macchina è questa? Auto nella quale avverti una grande qualità di costruzione. Beh, Audi, parliamo di auto tedesche. Ti ricordi quando con Michele l'abbiamo smontata, l'abbiamo guardata dentro?
La macchina è fatta proprio fatta bene. Beh, questo diciamo era un anno d'oro, no, per Audi. Questo periodo Volkswagen tirava fuori ottime auto. Veramente, con personalità. Non le trovo un difetto estetico, la trovo assolutamente al passo coi tempi. Che ti dico, sei invecchiata bene? Secondo me ha qualità proprio di costruzione, e Michele ce l'ha confermato. Queste sono fatte molto meglio di quelle nuove. Okay. Cioè, se senti, quindi. Che lui smonta anche quelle nuove? Tutto, assolutamente. Cioè, gli capita spesso di smontarle. Okay. Sì, anche banalmente per una pulizia, no? Su quelle nuove, anche se va in concessionario, qui scricchiola, cioè, il tunnel centrale, se fai così, scricchiolano quelle nuove. Cioè, ma tu renditi conto. Ecco. Godiamoci queste due curve. La tendenza dell'Audi ESP disattivato è quella di scivolare un po' e di tendere al sottosterzo. E c'è, esiste, però cambiamo anche un po' modo di guidare le auto. Quindi entriamo, come sto facendo adesso, con un pochino di freno in curva, e vedi che poi fondamentalmente, guarda, percorrenza senza mollare il gas, qui arriviamo forte, la faccio entrare, no, capisci che voglio dire? Senti anche la percorrenza che fa in curva nel momento in cui andiamo ad alleggerire. Non mollo completamente il pedale del gas, lo alleggerisco, la macchina ha una compostezza della cassa stratosferica. Veramente un gran bel telaio. Ora, questa auto, ti ho detto, è tutta originale, tutta tagliandata. Ogni anno il vecchio proprietario è stato eccezionale sotto questo punto di vista, gli faccio i complimenti anche se non lo conosco. Se dovesse vedere il video, ti ringrazio. Bella macchina. Però ho fatto una modifica, la prima vera modifica di quest'auto è stato l'assetto. Ora, NTP di Jochen Trottel, che è l'importatore di Bilstein in Italia, col quale io ho già collaborato sul Mini, che mi aveva fornito l'assetto B16, anche i freni ABC, eccetera, mi ha fornito il B8 Bilstein. Beh, Manuel, io ti devo dire che in termini di compostezza nei transitori, precisione in ingresso curva, anche in uscita, ma anche nella frenata, la macchina ha fatto un salto di qualità grande. Non era un cattivo assetto quello che montava originariamente, era un po' scarico dietro, davanti ancora andava benino, però ecco, qui abbiamo proprio fatto un salto di qualità altissimo. Lo stelo è un terzo più grosso dello stelo originale dell'assetto dell'S3, rovesciato, abbiamo messo le molle airbag, e come hai sentito la macchina è assolutamente più chirurgica, più precisa in inserimento curva, ma soprattutto dove è. Ho trovato tanta differenza nei transitori in terza marcia piena, quando noi facciamo quelle curve a cannone. Quindi lo spostamento drastico dei carichi da destra a sinistra, con questo assetto, se tu hai notato il comportamento del posteriore, la coesione proprio di tutto il telaio, derivano anche da questo B8, perché io l'ho guidata prima di mettere il B8 e non era assolutamente così precisa la macchina. Tutti questi pro, rimanendo però sempre in un clima tranquillo, di rilassamento, cioè non è che prendi una fuga e sto quelle botte così. Questo è il punto. È incredibile. Ragazzi, stiamo parlando di una macchina che non è uscita ieri e ce l'ha un pochino d'anni. Sentila qua. Tu senti che è comoda, ma è anche un po' rigida? Certo, ma non troppo però. Non è quella rigidità scomoda, no, che ti fa male. E comunque è un motore con 220.000 km che ha questa coppia, questa erogazione, che riesce a tirare dai bassi regimi fino a 6,8-7. A me impressiona. Ha una linearità fantastica. Sì, è fantastico. Infatti dicono sempre: Matteo, da un pipe, dai, mappiamo, la faccio. Boh, non lo so, ancora mi piace. Sì, è vero, suona poco. Ok, che vogliamo, raga? Ma di che stiamo parlando? È tutta originale. Lo sterzo abbinato al feeling che hai sul cambio, abbinato al feeling che hai sui pedali,
che sono perfettamente bilanciati tra di loro, quindi una facilità e un piacere di guida anche nella come daily in città, perché è un burro sta macchina, burro intendo dire che è soffice in tutte le sue modalità, che poi modalità ESP off fine, non è che c'è Sport Plus. Però questa morbidezza nei punti di contatto volante, cambio pedali, sedile tra l'altro comodissimo, si traduce poi in una macchina grintosa con un feeling estremamente analogico nel momento in cui ti va di spingere, ti va di... Io voglio fare un applauso ad Audi per questa macchina. Esatto. Un applauso, effettivamente, glielo farei. Per rispondere alla domanda di inizio video, la domanda del titolo, sono troppi questi 220.000 chilometri? Io ti rispondo di no. La ricomprerei con gli stessi chilometri. Ora, è importante però che l'auto sia stata tenuta bene. Cioè, se tu volessi fare un acquisto, fallo non badando troppo a quanti chilometri ha, perché poi anche lì il prezzo varia, se ha pochi chilometri chiedono di più, ma stai attento a vedere come è stata tenuta, quanti tagliandi ha fatto, vacci a fare un giro, ti vai a fare un bel giro e senti se il motore spinge bene, se fa rumori strani. Ecco, non focalizzerei la mia attenzione principalmente sul chilometraggio, perché ripeto, questa è un'auto robusta, quindi nella mia esperienza 220.000 chilometri non sono troppi. Ok, le valutazioni vanno dagli 8 ai 16, in base al chilometraggio appunto. Quindi se vuoi spendere meno, controlla che non sia stata veramente pasticciata, che non sia stata trattata male. Ecco, questo è il succo. Poi aggiungerei al discorso se fa le curve o meno l'Audi, che sì, le fa le curve. Non ha un avantreno sharp come un M3, che intendo per sharp? Un avantreno libero, un avantreno che veramente non sottosterza in alcun modo. Mi viene di pensare all'Alfa Romeo 4C, mi viene di pensare alle Lotus, mi viene di pensare alle M3, insomma mi viene di pensare alle auto a trazione posteriore. Ovviamente hanno un avantreno che è diverso dalle trazioni anteriori. L'Audi è stata costruita per farla guidare un po' a tutti, è veramente facile, intuitiva. Se arrivi a centro curva con un po' di freno, quindi cercando di limitare il sottosterzo, e poi nel punto di corda, chiamiamolo così, spalanchi il gas, se difficilmente ti tradisce, ha un comportamento abbastanza intuitivo, è abbastanza telefonato, è abbastanza te lo aspetti, ecco, non è imprevedibile. Però ricordiamoci sempre di non affrontare, sfidare mai le leggi della fisica, e soprattutto quando si guida forte bisognerebbe avere dei fondamentali di guida. Comunque è una macchina che anche in scarsa aderenza, magari anche in alcune situazioni più al limite, tipo neve o magari asfalto scivoloso, con la trazione 4 teoricamente va meglio. Poi ragazzi, le posteriori le amiamo tutti e sappiamo perché. A proposito, l'anno prossimo dovremo fare un nuovo progetto. Qui dentro al garage ora siamo in 5 e manca una trazione posteriore, perché abbiamo la 147 davanti, le due Mini davanti, la Subaru 4, l'Audi 4, diciamo anche quella. Serve una posteriore con un low budget, un piccolo budget, dai, che ne so, dai 5 ai 15 mila euro, da mettere in garage, trasformare e fare diventare un'auto divertente da guidare. Fatemi sapere se avete delle idee e magari questo progetto lo facciamo insieme. Per oggi il video termina qui, ragazzi, spero che io sia riuscito ad esaudire qualche desiderio, visto che online dell'S3 c'è veramente poco, tutti i video fatti un po' così, io qui sono stato abbastanza lungo e prolisso, lo so, però ci stava che ve la raccontassi così, e non so. Ti piace? Che ne pensi? Ho fatto bene a prendere l'S3 8P piuttosto che la Golf R32, perché vi ricordate il sondaggio che abbiamo fatto? Vabbè, insomma, interagiamo, scrivetemi qui sotto e iscrivetevi al canale, quelli nuovi, iscrivetevi. Ciao a tutti, vi voglio bene, dal nord, dal sud, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Ciao. Vi faccio sentire come suona l'Audi S3 8P da originale. Beh, ovviamente non suona molto
Però è bellissimo il suono che c'è davanti della turbina, ora ve lo faccio sentire. Ed è bellissimo anche vedere come nel prossimo video, insieme alle Cup 2, le Michelin Pilot Cup 2, i nuovi freni AP Racing e ovviamente Downpipe e Mappa 1 Stage 1, come questa macchina suonerà meglio e si trasformerà in termini di velocità, perché arriverà sui 300 cavalli e comincerà ad essere una bella gatta da pelare tra i passi di montagna. Vi faccio sentire la turbina. Bellissimo.